Focalizziamoci subito sulla grande impresa e rimonta del Giuliano contro il Crotone 2 a 3, veramente da favola, perché da quando abbiamo iniziato la rubrica stiamo portando veramente bene al Giuliano, lo possiamo dire. Quindi, come al solito, vi lasciamo l'esultanza della squadra e dei tifosi che si godono il Magic Moment in attesa della gara proprio di oggi contro la Turchia. Invece per la Casertana, reduce dal derby di lunedì contro la Juve Stabia. Ebbene sì, i derby del lunedì non piacciono assolutamente ai falchetti, che conquistano purtroppo sempre delle sconfitte. Nonostante ciò, però, c'è stato veramente uno spettacolo sugli spalti tra la curva sabbiese e il settore ospiti dei falchetti, veramente caldissimo. Ma anche in questo caso si volta subito pagina, perché domani si riscende in campo al Pinto contro l'Audace Cerignola. Gode ancora il risultato. Risultato del weekend invece il Napoli, che sorridente della vittoria all'ultimo respiro contro la Juventus. Prima un super gol di Kvaratskhelia al volo, poi ancora Chiesa che riporta il punteggio in parità all'ultimo secondo, è successo di tutto il rigore di Victor Osimhen parato da Szczęsny e poi Giacomino Raspadori, che quando vede bianco-nero e le vecchie signore non capisce proprio più niente. Si torna al Maradona contro il Torino e ci sarà da conquistare l'intera posta in palio per arrivare a Barcellona sorridenti e gaudenti.